Allora, buongiorno a tutti i medigliesi, continuiamo e chiudiamo poi quello che è stata la serie degli incontri fatta con i nostri agricoltori, con le nostre aziende sul territorio, con le nostre eccellenze. Mancavi tu, Giorgio, anche perché è impegnato nel periodo diciamo della fiera al villaggio a Milano, al Castello Sforzesco di Coldiretti. Quindi non poteva mancare anche una tua testimonianza su quello che è stato innanzitutto quest'anno molto difficile per l'agricoltura, visto anche la siccità, visto tutto diciamo, il periodo brutto che abbiamo attraversato. E poi ci racconto un pochino e facciamo conoscere, anche se ormai nel milanese è assodato il fatto che se vuoi venire a fare un aperitivo particolare devi venire a Mediglia, a Trigento, quindi vediamo le carovane di macchine di milanesi che arrivano e che vogliono sapere dov'è Cascina Pizzo. Per noi è un grandissimo piacere, un grandissimo onore naturalmente, come abbiamo detto anche con altre aziende del nostro territorio, avere voi che siete delle eccellenze. Siamo nel Parco Agricolo Sud, siamo un territorio prettamente agricolo, ci pregiamo di valorizzare questa particolarità che abbiamo e ci piace farlo insieme a voi che siete gli imprenditori di questo settore. Passo la parola a te. Grazie Gianni e grazie soprattutto all'amministrazione comunale che con questa fiera dà la possibilità a tutti di riscoprire quello che è l'agricoltura, diciamo le vecchie tradizioni, perché ho visto che c'erano un sacco di trattori vecchi e anche le nuove tecnologie che appunto si sposano e danno la possibilità anche ai cittadini di capire cos'è l'agricoltura. Cascina Pizzo c'è ormai da circa un secolo qua a Mediglia e è una cascina un po' anomala perché diciamo, a differenza della tradizione che prevede le famose stalle e quant'altro, noi più che altro produciamo ortaggi e produzione di uova. In quest'ultimo anno i giovani hanno anche un po' aperto la cascina ai milanesi, ovviamente un po' a tutti, facendo appunto questi aperitivi e questi brunch di mezzogiorno in mezzo frutteto, facendo così un po' riscoprire quello che è la natura in generale. L'annata è stata un'annata difficile, come diceva Gianni, per la siccità e per un sacco di vicissitudini, insomma, costi energetici e tutto quanto, però le aziende agricole insomma, devono stringere i denti e andare avanti e sperare anche di essere qua nei prossimi anni e soprattutto cercare appunto di aprirsi ai cittadini, perché è vero che siamo fastidiosi, passiamo coi trattori, facciamo rumore, però alla fine produciamo il cibo che arriva sulle loro tavole. Ecco. Guarda, volevo prendere spunto proprio da questo tuo ultimo pensiero per poi passare la parola al nostro assessore all'agricoltura Francesco Boerchi, perché è proprio intenzione di questa amministrazione, è anche da questo nasce l'istituzione appunto dell'assessorato all'agricoltura, perché come dicevi l'apertura delle cascine di questo mondo ai nostri ragazzi e ai giovani, bisogna far capire ai piccoli che i prodotti che arrivano sulle nostre tavole non nascono nei supermercati, ma c'è tutta una filiera dietro prima d'arrivare appunto nella grande distribuzione. Noi abbiamo la fortuna di avere questa filiera proprio sul nostro territorio, quindi sicuramente faremo dei progetti, ma su questo lascio la parola volentieri all'assessore Francesco Boerchi. Sì, grazie Sindaco, grazie Giorgio per ospitarci in questi filari, cosa sono, pesche forse? Questo è un peschetto, sì. Un peschetto bellissimo, la location è bellissima, ricordiamo appunto che tu hai anche uno spaccio di ortofrutticolo e uova, quindi a chilometro zero, e per me, insomma, per la nostra amministrazione è importantissimo che i nostri ragazzi, che i nostri cittadini
conoscano le nostre origini, quindi appunto essendo per più dell'80% nel territorio del Parco Agricolo Sud è impensabile che un nostro bambino non abbia mai visto delle mucche o non sappia come si coltivano gli ortaggi, e quindi proprio per questo stiamo stringendo degli accordi con la dirigente scolastica proprio per far visitare le nostre cascine e le nostre eccellenze appunto agricole del territorio e farle visitare così dalle varie classi. È un progetto quindi di didattica, di agricoltura didattica, che stiamo cercando di portare avanti proprio con le nostre scuole. Il tema e diciamo l'obiettivo è proprio quello che ho detto poc'anzi, quindi ne beneficeranno sicuramente i bambini, i cittadini, ma sono sicuro anche le aziende agricole saranno contente di questa cosa. Ringrazio Francesco, sicuramente questa è un'opportunità, specie per diciamo, le scuole del territorio. Le insalate non crescono nella busta, come dicevi, nel supermercato, ma c'è tutto un processo di lavorazione lungo e laborioso, e sarebbe bello poterlo mostrare a tutti. Insomma, quindi grazie dell'opportunità, vedremo di renderci partecipe nell'aprire le porte della cascina e far conoscere tutte le nostre attività. Grazie. Io concludo chiudendo questa breve intervista. Siamo ospiti, appunto, come diceva Francesco, nei filari, in questo caso il Peschereto. E niente, quindi vi saluto e vi invito a visitare Perché Mediglia e anche questo. Quindi rimanere e restare nella natura, ma viverla proprio a due passi dalla grande metropoli. Vi aspettiamo tutti a Mediglia, dall'azienda Scotti. Grazie in questo caso. Grazie. Ciao. Grazie. Gracias.